Alla vigilia del grande esodo ferragostano non si arresta la corsa al rialzo del prezzo dei carburanti. In provincia di Belluno il prezzo medio della benzina al self-service resta ampiamente sopra l'1,80 euro al litro, con differenze marcate nell'ordine dei 20 centesimi a seconda della zona. E la situazione, almeno nell'immediato, non sembra poter cambiare in meglio. Nei prossimi giorni fare il pieno costerà ancora di più, come prevede Carlo Buratto, presidente di categoria dei benzinai di Confcommercio Belluno. I prezzi attuali delle benzine sono abbastanza alti, ma dipende dal mercato. Per il prossimo in futuro, se i prezzi del greggio tenderanno a salire prossimamente. Questa è la situazione. E speriamo che mi sbaglio. Al momento il distributore più conveniente tra i 94 impianti disseminati in provincia, secondo i prezzi riportati giornalmente dall'Osservatorio Carburanti del Mise, è ad Anzù, dove un litro di verde costa 1,829 euro, all'estremo opposto Santo Stefano di Cadore, dove per un litro di benzina occorre sborsare 2,074 euro. La situazione cambia analizzando il costo al litro in caso di rabbocco effettuato dall'esercente. In questo caso la pompa di benzina più cara si trova a Pian di Vedoia, dove un litro di verde servito costa 2,294 euro. Nel Feltrino, lungo la statale 50, invece farsi riempire il serbatoio costa 1,869 euro al litro. Qui, oltre che a Quero Vasse in via Feltra Belluno, si paga meno anche per farsi rabboccare il serbatoio di gasolio, spendendo 1,759 euro al litro. Sempre in via Feltra, il distributore più conveniente se si parla di diesel self-service. Un litro di gasolio costa 1,747 euro. Ad Auronzo di Cadore, invece, 1,943. Uno sguardo anche al GPL. Il prezzo medio in provincia è di 0,659 euro al litro.